Buongiorno, siamo le professoresse Cristina Mosna e Francesca Mazzini del Team Brain dell'Istituto Tecnico Buonarroti di Trento. In questo video presentiamo un percorso di educazione civica alla cittadinanza sull'intelligenza artificiale, evidenziandone i punti di forza e le criticità. Il percorso si basa sul gioco Play Decide. Prima di iniziare il gioco è utile condurre un'attività di brainstorming per mettere in luce le convinzioni degli studenti riguardo all'intelligenza artificiale. Tra le risposte evidenziate dalla Word Cloud si avvia un dibattito su cosa si intende per intelligenza artificiale, in modo da giungere a una definizione condivisa. Noi abbiamo scelto la definizione qui riportata, che viene ben spiegata nel video che trovate al link in sovraimpressione, che noi abbiamo visto e discusso insieme alle studentesse e agli studenti. L'attività successiva riguarda il gioco Play Decide. Playdecide.eu è un sito web nel quale si trovano diversi materiali sotto forma di gioco che possono essere scaricati gratuitamente. Tali materiali hanno l'obiettivo di far riflettere e confrontare i partecipanti al gioco su un argomento, imparando a prendere decisioni condivise a proposito di temi significativi. Dopo essere andati sul sito per trovare le carte caricate dal nostro team, basta digitare nella finestra di ricerca intelligenza artificiale. Il risultato che otterrete riguarda il nostro gioco. Gli studenti devono leggere le sei differenti policy che evidenziano diverse opinioni sull'intelligenza artificiale a due contrapposte e devono scegliere quella che si avvicina maggiormente alla loro convinzione. Ogni studente chiarisce la propria posizione leggendo e scegliendo le carte tra le storie che raccontano degli avvenimenti, i fatti che riportano dati oggettivi e i problemi che mettono in luce delle criticità. Ogni studente pone le carte a sostegno della propria policy sulla sua cartella, le legge agli altri partecipanti e ne discute con loro. Come gruppo si cerca di raggiungere il consenso sulla policy e si costruisce una nuova cartella a suo sostegno. L'attività termina con la presentazione alla classe del lavoro di gruppo. Il materiale può essere stampato dal sito, plastificato e usato come un gioco a carte. Oppure, se gli studenti avessero a disposizione un tablet, si può direttamente giocare usando le carte presenti sul sito e una cartella PDF. L'attività può proseguire organizzando un debate tra gli studenti che faccia riferimento alle policy utilizzate.